abbiamo con noi Ho-Ping Chen, che è la montatrice del film Wet Season di Anthony Chen, che avete visto fin del concorso Torino 37, naturalmente. Opera seconda, che è una coproduzione Singapore-Taiwan. Ok. Wet Season è una storia molto concreta, fatta di dolore, di sofferenza della protagonista, ma è anche un film fortemente simbolico. Quindi la prima delle domande che vorrei fare a Ho-Ping è come hanno lavorato su, ovviamente uno degli elementi forti di questo carattere simbolico del film è l'acqua, che continua a cadere per tutto il film. E quindi la prima domanda è appunto come hanno lavorato su questo aspetto, ovviamente anche a livello formale, visto che lei è la montatrice. Buongiorno. I've been working with Anthony Chen, the director, since we were in film school in the UK. So about the aspect of the rain, I remember we worked on a short film when we were in the UK's NFTS, and he made a short film called Hotel 66. It was like 15 minutes long, but it was also a film about rain. It's like a hotel in London, and it was rain outside all the time. But we never saw the rain, we only hear the rain. So it's a very atmospheric. And for Wet Season, for Anthony, the rain in this film is almost another main character, we can say that. Do you want me to say? No, go. Okay, great. And from the beginning, he imagined he wanted to make a film in the rainy season of Singapore. Because maybe you all know that in Singapore, there's no seasons. Every day is like 30 degree temperature, so it's very hot all the time. You can only season you can feel difference is during the end of the year, like in November, December. It's like thunder, shower, pouring all the time. That for Singaporean, I guess it's like only the time in the year you can feel something different connected to the weather. So this film, he imagined this world, like before he even started writing, this will be under the raining season, and then to with the atmosphere and the mood of the rain to go with the characters, her own feelings and things she goes through. Io conosco e lavoro con Anthony da moltissimo tempo, ci conosciamo e siamo amici dai tempi della nostra frequentazione della scuola di cinema nel Regno Unito, e per lui l'elemento pioggia è sempre stato davvero molto importante. Già a quell'epoca aveva realizzato un cortometraggio di 15 minuti che si chiama Hotel 66, che era proprio ambientato in un hotel nel Regno Unito dove pioveva sempre, c'era questa pioggia scrosciante che non si vedeva però si sentiva, e quindi anche in questo film per Anthony, la pioggia è sempre stato un elemento caratterizzante, quasi fosse un altro personaggio del film stesso. Dovete anche sapere, probabilmente lo sapete già, che a Singapore non vi è la possibilità di percepire i cambiamenti stagionali, nel senso che è sempre molto molto caldo, la temperatura si aggira sempre attorno ai 30 gradi e soltanto alla fine dell'anno, verso novembre-dicembre, si ha la percezione di un cambiamento nel meteo, poiché c'è questa pioggia, ci sono i temporali e quindi è l'unico cambiamento che si vede a Singapore.
Dunque, prima ancora di approcciare la scrittura del film stesso, lui già sapeva, aveva immaginato che la pioggia sarebbe stato un elemento caratterizzante e che avrebbe avuto molto a che vedere con l'umore e i sentimenti e le sensazioni provati dai personaggi del film. Singapore è quindi in qualche modo una protagonista del film nel senso climatico, come abbiamo visto, ma è anche molto presente, almeno sembra essere molto presente e condizionare appunto la psicologia e l'essere nel mondo dei due personaggi principali, principalmente. Penso per esempio a tutto anche il discorso sul ruolo del cinese mandarino, che è la lingua che lei insegna a scuola. Cosa ci puoi dire a questo proposito? Il riflesso della condizione di Singapore come ex colonia, come struttura sociale, sui personaggi. Yes. So the big part of the Singapore population is Chinese, and they immigrate to Singapore in the 19th century or 20th century early. And I'm not Singaporean, I'm from Taiwan, but we share the same language and we are all Chinese, as Anthony is, he speaks perfect Mandarin, by the way. And well, so for Singaporean, because they were, they are ex-British colony, so in the sorry. Yeah, for Singaporean, like, in a way, there is a class, maybe, you can subconsciously, for people who speak English, is maybe a higher class than people who speak their own mother tongue, which might be Malay or Mandarin, or like Chinese dialect, Cantonese, things like that. But the main character, Ling, in the film, she is not Singaporean, she's Malaysian. And she's Malaysian Chinese, and she got really good education in Chinese based, because they have better Chinese school in Malaysia for Chinese. So many of the Singaporean Chinese teachers are from Malaysia. So that's this is quite complex. So we can see in the film this background, there is a political protest, events going on in the television. It's for people protest about the corruption of Malaysia government. So although it's in the subtext and in the background, but it's quite important facts. And so for us and us on the outside, maybe people were saying now Chinese people are very influential in the world. So maybe Chinese learning would be more important, but in Singapore, people still have this different way of seeing a Chinese teacher. And this Ling, she married to a Singaporean man, but she's never been, she didn't get a Singapore passport. So in a way, she has a longing of her maybe own country, I think. So this subtext is quite important for of Anthony's film, I think. Sì, molti degli abitanti dell'attuale Singapore sono principalmente degli emigrati cinesi arrivati nell'ex colonia inglese nel XIX e nel XX secolo. Io però, per esempio, provengo da Taiwan e comunque condividiamo tutti la stessa lingua, parliamo tutti mandarino e anche Anthony parla mandarino molto molto bene. Come sapete, appunto, Singapore è un'ex colonia inglese e il fatto di essere fluenti nella lingua inglese è un po' un elemento di differenziazione sociale che va a far capire qual è la differenza di classe. Chi parla inglese viene ritenuto meglio educato e appartenente a una classe migliore. Altrimenti il resto della popolazione parla fluentemente i vari dialetti cinesi, oltre al mandarino o il malese, per esempio.
E una delle caratteristiche importanti del film è che l'attrice principale interpreta questa donna che è una emigrata dalla Malesia, è per metà malese e per metà cinese, e un elemento che forse non si coglie da chi non conosce la situazione di Singapore è che in Malesia si riceve una migliore educazione ed istruzione nell'insegnamento della lingua mandarina, poiché ci sono scuole migliori in Malesia rispetto che a Singapore, e molti degli insegnanti quindi provengono proprio dalla Malesia. È un sottotesto un po' complesso da percepire forse per gli occidentali, però nel film c'è sempre questo riferimento alla situazione della Malesia, le proteste, le dimostrazioni che si vedono in televisione con i commenti dei giornalisti che parlano appunto della classe politica molto corrotta. E quindi si vede a Singapore prendere piede sempre di più la cultura cinese, diventa molto più influente a Singapore e nel resto del mondo. Però all'interno del sistema dell'istruzione, chi insegna cinese non viene o mandarino non viene considerato così importante, sono altre le materie importanti. La protagonista principale è sposata con un uomo di Singapore, però non ha mai acquisito il suo passaporto, e questo sta anche a dimostrare il senso di solitudine, di mancanza della sua terra d'origine. Another thing to add in the film is the characters, they ate durian twice in the film. I don't know if you remember. Yeah, the durian in the film they ate, that is also from Malaysia. So all the durians Singaporeans are crazy about, yeah, all from Malaysia as well. E un altro elemento che magari vi spiego del film è che molti dei personaggi mangiano il durong nel film, e questo è un frutto che proviene solo dalla Malesia, e le persone di Singapore ne vanno pazzi. Se naturalmente qualcuno ha qualche domanda, mi faccia un cenno, se no faccio un'ultima domanda io a Hoping. Una cosa che mi incuriosiva proprio a proposito di questo, lei, il personaggio dell'insegnante, è ovviamente straniera, ma in qualche modo quello che la accomuna e la spinge verso il ragazzo è che anche lui è un alieno sostanzialmente, nonostante non è straniero rispetto alla comunità, alla società, ma è come se lo fosse, e quindi sono in qualche modo due anime sole, altre, che si incontrano. Una cosa che mi piace, un elemento che mi è piaciuto molto, è il fatto che molto spesso loro si ritrovino dentro la macchina, e la macchina, l'auto, diventa come il loro piccolo mondo, un universo a parte che li sospende, e lì possono essere realmente se stessi. Yes, I think the car is a great instrument in this film, especially they confined in the car during the rain, And this boy, if you have seen Anthony's first film, Iloilo, is in Chinese, the film title is When Parents Are Away. So, okay. Yeah, so this boy, his parents obviously are very busy working people, and they never home. And this boy, these two people, they are not supposed to walk towards each other, but because of the circumstances and their loneliness and their longing for love, I think, and in this raining season, they somehow just find someone can give and receiving love. And they really, it's a very complex relationship, I can say. But it's also very beautiful, like human beings, how we can relate to another person, yeah, no matter the age or your titles and classes.
Sì, sicuramente l'ambiente dell'automobile è molto strumentale alla percezione di tutte le sensazioni che il film trasmette. Loro sono all'interno della macchina, al sicuro sotto la pioggia. E se voi avete visto il primo film di Anthony Chiang, che si intitolava Ilo Ilo, che tradotto vuol dire il titolo Quando i genitori non ci sono, questo ragazzo appunto è ancora un ragazzo solo che vive all'interno di una famiglia i cui genitori sono impegnatissimi, occupati con il lavoro, e è così che questi due personaggi, che sono soli in un mondo per loro difficile da affrontare, si ritrovano. Quindi due personaggi che non dovrebbero stare insieme, cercando nelle loro solitudini un affetto e un amore, riescono a darsi e a ricevere affetto e amore. È un rapporto davvero molto complicato il loro, ma lo ritengo anche molto bello, perché alla base c'è proprio un senso di umanità molto profonda che va al di là dei rapporti di classe, dei rapporti appunto sociali, l'età delle due persone e il fatto che uno sia una studente e lei un insegnante. Sì, Anthony Chan aveva col film che Hoping ha citato, aveva vinto la Camera d'Oro al Festival di Cannes. Questo è il suo secondo film e siamo sicuri che si tratti di un autore del quale sentiremo parlare a lungo nei prossimi anni. Quindi ringraziamo molto Hoping per essere stata con noi a parlare del film e vi diamo appuntamento al passaggio in sala, che è oggi alle 17:30. Grazie, arrivederci. Thank you. Grazie.